Siamo qui a un convegno sull'HTA del controllo remoto dei dispositivi impiantabili attivi, quindi per il controllo dei pazienti portatori di pacemaker e defibrillatori. Qual è il significato di questo incontro tra esperti? Beh, fondamentalmente per mettere in evidenza le caratteristiche e l'utilità e i benefici che possiamo avere da questa nuova metodologia di controllo a distanza dei pazienti, portatori di pacemaker o portatori di defibrillatori. In realtà noi oggi con questa nuova tecnologia siamo in grado di fare esattamente tutto quello che facciamo in ospedale e senza che il paziente venga in ospedale, quindi senza che venga sottoposto alla fatica del viaggio, spesso sono anziani, non chiede al figlio di essere accompagnato e quindi debba prendere un giorno di permesso e soprattutto con un'affidabilità che continua e praticamente H24. Quindi nell'ambito di una valutazione di Health Technology Assessment di cui si parla spesso, andare nel merito e vedere quali sono le caratteristiche tecniche, i reali benefici e il reale impatto clinico sulla qualità di vita dei pazienti è fondamentale. Inoltre abbiamo il grande problema che questa è una metodica ormai abbastanza diffusa in tutto il mondo, certamente molto anche in Italia. Ma l'Italia, al contrario di molti paesi sia nel continente americano e soprattutto in Europa, non ha ancora riconosciuto nessun rimborso agli ospedali, quindi gli ospedali fanno questo tipo di controllo in più oltre ai controlli abituali e gravati quindi di un onere gestionale, di personale, di materiale e quant'altro senza avere un minimo rimborso dalla regione e poi dallo Stato. Adesso sono uscite le linee guida del Ministero della Salute, finalmente, che incitano le regioni in questo senso e quindi a valorizzare questo tipo di controllo di telecardiologia fondamentalmente e soprattutto ad incoraggiarlo anche nell'ambito non solo del controllo del semplice dispositivo, il pacemaker, il defibrillatore, ma del paziente, quindi siamo passati da un controllo del device a un, come diciamo noi, a un patient management, cioè al controllo di tutta la malattia del paziente. Ci sono degli apparecchi che sono in grado di avvisarci se il paziente è in insufficienza cardiaca e accumula acqua nei polmoni o se hanno un'aritmia pericolosa. Suona un allarme, noi lo riceviamo immediatamente senza che lui se ne accorga. Tutto questo deve in qualche maniera essere da un lato implementato e dall'altro poi rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale. Questo è un po' il clou di questa giornata, da un lato focalizzare ancora una volta il rapporto costo-benefici e a favore fortemente del beneficio di questa metodica e dall'altro incitare gli enti regolatori a mettersi in pari con l'Inghilterra, la Francia, la Germania e quant'altro.